Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O. E sì, parliamo subito dell'elefante nella stanza. Ho i capelli blu e sembra una fusione tra Anon di Mermaid Melody e Alice, la sorella di Edward Cullen di Twilight. Ditemi subito come sto innanzitutto, perché mi piacciono. Parliamo del video di oggi. Cosa andremo a fare oggi? Io penso che ogni tanto ci sia bisogno di rinnovare la propria creatività e prendere ispirazione. È un ottimo metodo per riprendere tutta la nostra creatività, ma io volevo aggiungerci una nota divertente, ispirandomi anche a qualche trend di qualche anno fa qui su YouTube, dove qualcuno, possibilmente che non capisca nulla di makeup, così è tutto più divertente, ti racconta da una foto il makeup stesso e tu lo devi rifare senza vedere la foto. E quindi io ho chiamato la persona che più di tutte mi supporta e mi sopporta, a.k.a. la mia regia, a.k.a. il mio ragazzo, e niente, siamo pronti per ascoltare i suoi vocali. E ho paura. Iniziamo. Ora che ci siamo fatti vicini, come al solito direi di andare ad ascoltare il primo vocale e vediamo un po'. Ciao, allora, cercavo di capire come ti scrivi, però per la base, comunque, la pelle in generale, boh, la vedo abbastanza... Iniziamo bene con boh. Non è opaca, c'è un pochino di illuminazione, soprattutto nella parte centrale. Forse vedo del... se non sbaglio, blush, che rende le guance un pochino più rosa in contrasto con la luminosità della parte che sta sotto gli occhi. Anche sulla fronte e forse la punta del naso. Molto bene, la nostra regia qui non ci sa dire praticamente nulla, se non che il fondo non è né opaco né lucido, ha blush da qualche parte del viso, ha illuminazione retroilluminata come i nostri televisori LG, quindi direi di partire subito senza aver capito nulla. Bene, sappiamo che la nostra pelle non è né lucida né opaca, quindi io vado a usare Superfood Glow Priming di Elimi, perché è francese, che è un primer molto nutriente, molto idratante, però dopo vado a mettere un fondotinta più opaco, così cerchiamo di... perché i capelli blu? Boh, ho bisogno di un cambiamento, ho bisogno di un cambiamento, e avevo la tinta blu in casa, quindi perché no? In realtà io volevo fare solo le radici blu, vi ho anche chiesto su Instagram di fermarmi da questa idea, infatti se non mi seguite ancora andate a seguire, c'è scritto tutto qui sopra come al solito, e se volete supportarmi su YouTube basta iscrivervi, lasciare un messaggio, come lo sapete, no? E quindi niente, io speravo che mi diceste di non farlo, ma voi siete dei piccoli angeli tentatori e io l'ho fatto. Quindi ora come fondotinta vado a usare il Close Up Futuristic Foundation alla colorazione L30 di Nabla, che ha un effetto soft focus, quindi secondo me va bene. ASMR. Mi piacciono i video ASMR? A me non lo so, cioè in generale quelli del cibo no, perché mi fa un po' schifo sentire il rumore della bocca che mastica, però devo dire che mi fanno ridere in un certo senso, perché si mangiano tipo mezzo tacchino e se lo mettono tutto in bocca. Come cipria, ora io sono un bel po' lucidino, ora magari dalla fotocamera non si vede più di tanto, però lo sono, quindi vado a mettere un attimo di cipria, vado sempre a fare la combo con la close up di Nabla, oggi va così, full Nabla, per avere un effetto meno cakey o pastone, come volete dire. Io vi consiglio di prendere un pennellino e pressarlo solo nei punti che vi interessa opacizzare o bloccare. Proseguiamo con un blush luminoso. La nostra regia ci ha detto che ce l'abbiamo sulle guance e sulla punta del naso, mi pare di ricordare. Quindi vado sulle guance. Sto usando il blush di Clinique nella colorazione 115 Smoldering Plum. E vado a metterne una quintalata perché non abbiamo terra, non abbiamo altro e io non voglio sembrare un foglio Fabriana 4. E anche sulla punta del naso. Faccio sempre questa cosa di portarlo verso l'occhio, quasi a incorniciare
l'occhio stesso, che è una cosa molto anni 80, ma a me sta piacendo da morire in questo periodo, quindi quindi lo faccio. Ok, non abbiamo appunto terra, non abbiamo niente, quindi questa è la nostra base e direi di proseguire con quelli che spero siano gli occhi. Mentre per gli occhi, per quello che ho scelto si è abbastanza divertita. Allora, fondamentalmente i toni sono del blu, la parte diciamo sotto è azzurro, della celeste, poi per la parte di sopra, la parte della palpebra è chiara, invece tutto il resto che va a fare la solita punta che va verso, diciamo, come c'era con la fine delle sopracciglia, è un pochino più lo scuro tendente al violetto, e quindi fondamentalmente ci sono questi due colori nella parte superiore e nella parte diciamo più alta della curva, cioè, sono stati messi un po' di... Raga, io non ho capito nulla. Chiara, blu, blu, blu. Ok. Poi ciglia extra, vabbè, a quello. Vedi tu. Ah! Andiamo a prendere una palette blu, violetta, chiara. E ci vediamo dopo un attimo. 2000 years later. Ok, mentre ero a prendere le palette che vi faccio vedere tra due secondi, stavo ripensando al messaggio vocale. E quando dice la palpebra, la cosa punta fino alle sopracciglia, io penso che lui intenda una cat crease. Penso, ne sono certo. No, lo faremo lo stesso. Quindi iniziamo subito. Io come palette ho preso le due Norvina, la volume 1 e la volume 2, sì, la volume 2, anche se non c'è un violetto lillino. E poi ho preso la palette di James Charles per Morphe. Vado a prendere la Norvina volume 2 e inizio a creare la forma della mia cat crease. Quindi prendo un blu violettino. Sapete che vi dico, prendo un po' di blu e poi me lo mischio per bene. E lo applico qui sopra e inizio a creare, sto usando come colore B2. Mi sto truccando al buio. Nella mia testa ho un'idea di quello che mi intendeva, però non so se nella pratica è effettivamente così. Vado a rafforzare ancora un po' questo colore, che è un blu che contiene già del viola, da qui insomma definizione di blu che contiene il viola. Una volta fatta questa forma iniziale vado a sfumarla verso l'alto. Ora, per fare la parte chiara, vado a prendere la P. Louise nella colorazione, quella bianca insomma, vado a tagliare la piega. Qui raga, ordinare P. Louise ormai è diventato difficile, perché sto leggendo da altre persone che l'hanno ordinata in questo periodo che il pacco che hanno ordinato durante il Black Friday è arrivato in 4 mesi. P. Louise è un brand che viene dall'Inghilterra. Bella tosta come situazione. 4 mesi è tanto, cioè io in 4 mesi dimentico anche quello che ho comprato. Ora vado a fissarla con il colore bianco della palette di James Charles, perché a me, detto sinceramente, la P. Louise non è che faccia impazzire. Tra l'altro, se volete faccio anche un video di preferiti bocciati, così parliamo un po' di quello che mi piace o no. La P. Louise, boh, io la vedo molto spessa, non lo so, non è la mia base preferita. A parte che su di me funziona anche il correttore, certo, la durata non è la stessa, però l'effetto è molto simile. Però io non capisco se qui devo mettere del colore. Io ce lo metto, ha detto che vanno a incontrarsi, sto blu, non lo so. Io ce l'ho, faccio un po' di testa mia. Riprendo il colore di prima e vado a unirli, sperando che sia quello che si deve fare. Poi dice che ha le ciglia finte, quindi io dubito che abbia lasciato la rima ciliare vuota. Dovrebbe essere così. Poi al
nel punto centrale devo mettere dei glitter. Andiamo a mettere i glitter. Come colla uso la Glitter Glue di NYX, che è la miglior colla in circolazione per i glitterozzi. Quindi vado un po' a mettermela sulle mani. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Quindi qui dovrebbe essere. Prendiamo un po' di glitterozzi. Io uso questi che ho preso su Amazon, proprio cheap, che ci piacciono. Li mettiamo un po' qui. Teoricamente è questo. Ora devo andare a fare la parte nella palpebra inferiore, quindi riprendo l'ombretto blu e poi lo devo far diventare celeste. Qui non ho capito se viene sfumato celeste sotto o diventa celeste. Prendo un azzurrino celestino. Ok, questo dovrebbe essere l'occhio. Ora vado a farlo dall'altra parte, metto le ciglia finte e torno per le labbra. Non sono convinto però. Ok, eccomi qua, sono tornato, ho fatto tutti e due gli occhi, ho le ciglia finte. Mi piace, il look mi piace come sta uscendo. Ora vediamo come dovrebbero essere le labbra. Per le labbra sono abbastanza di un rosa naturale, un po' luminose, forse c'è un leggero tocco di matita ai lati e basta. Rosa, un po' luminosa e con un po' di matita. Ok. Vado a prendere la matita di Lila Cosmetics nella colorazione numero 6 e... Se mettete la matita in questo modo, le labbra per un effetto ottico sembreranno più... messe un po' più col broncio, tipo... E poi vado a mettere questo rossetto di Makeup Revolution alla colorazione Chauffeur, che è uno dei miei rossetti preferiti. E per finirle, per fare un po' per farle più luminose, vado a usare il lip gloss Plumping di NYX, il Filler Instinct, quello trasparente. Lo metto un po' sul dito così non sporco il prodotto dentro. E picchietto. Il look, devo dire, non mi dispiace, mi piace molto questa unione di colori. Poi vabbè, se gioca in casa col blu, io sono più che felice. Forse l'unica cosa, avrei messo i glitter anche nella palpebra mobile per fare un effetto, non lo so, più luminoso. Sta bene anche con i nuovi capelli, quindi tutto bene. Ora mi faccio inviare la foto e vediamo se è simile. Ok, la foto è questa qui, la dovreste vedere qui. È simile, lei ha pure dei glitterini qui sotto sì, noto che lei poi ha un eyeliner che fa un leggero effetto cat eye. E ha tutto l'eyeliner blu nella riga ciliare. Ha usato i glitter anche al centro della palpebra. Tutto sommato è simile, sì. Poi già le ha usato un punto luce bianco all'interno. E nel complesso direi che è simile. Fatemelo sapere voi con un commento. Per il resto, angeli, come al solito, io vi ringrazio di essere giunti fino a qua. Fatemi sapere se vorreste vedere altri video del genere lasciando un mi piace, iscrivendovi al canale e commentando. Se invece volete raggiungermi per chiacchierare sulle altre mie piattaforme, le trovate sempre qui come al solito. Io vi ringrazio e fino alla prossima volta. Be safe, be cool and... Be you. Ciao, Angeli.